Castigi sì, è stato aperto in una struttura alberghiera che quando era albergo aveva una capienza di 26 posti letto. Dopodiché, nonostante l'opposizione dell'amministrazione comunale comunicata a tutti gli enti che hanno poi rilasciato le autorizzazioni, è stato autorizzato un CAS per 40 migranti. Oggi è paradossale che in una situazione di emergenza nazionale legata alla diffusione del coronavirus a livello nel territorio nazionale, in quella struttura siano stati trasferiti addirittura 50 ragazzi di provenienza, 50 migranti. Oltre all'aspetto sanitario, che mi auguro possa essere risolto, abbiamo un altro aspetto gravissimo, che è quello economico. Noi stavamo a Gissi, come penso negli altri comuni interessati dal fenomeno, ci stavamo riprendendo dai periodi di chiusura, con molti sacrifici. L'amministrazione comunale aveva messo a disposizione dei pubblici esercenti spazi ulteriori per poter svolgere la loro attività in assoluta sicurezza. Il paese si stava riempiendo di persone, i ristoranti erano pieni, i bed and breakfast avevano tutte le stanze prenotate. Da quando si è saputo dei 16 positivi, i pubblici esercenti si lamentano, dicono di aver avuto delle disdette. Effettivamente il paese è vuoto, sembra di essere tornati al mese di aprile. Dunque, i migranti presenti nella struttura privata presso il comune di Civita d'Antino sono complessivamente 46, perché 16 sono i nuovi arrivati, circa 30 quelli che già erano presenti. Di questi ultimi 16 arrivati, 8 sono risultati positivi. Lei ha detto una cosa forte: mandate l'esercito oppure mi dimetto. Sì, io ho verificato che in quella struttura in questo momento non ci sono le condizioni di sicurezza per garantire che nessuno esca e nessuno entri, per cui è importante un presidio, tutte le entrate e tutte le uscite, per garantire che non vengano contagiati anche i cittadini di Civita d'Antino. No, ci sono dei custodi che poi si occuperanno anche di portare da mangiare a queste persone. Insomma, io ieri sono stata lì fuori con la stampa e nessuno mi ha detto niente, io potevo tranquillamente entrare. E c'è, ripeto, un'uscita anche secondaria che dà proprio sulla strada provinciale e lì non c'è nessuno. Che ci sono due contagiati, due positivi dai test effettuati su 15 migranti arrivati qui in città. Sono in un CAS a Pettino, che è il quartiere più popoloso della città, e però leggendo sulla stampa certamente i cittadini vanno leggendo che altri ospiti di quella struttura escono, vanno a fare la spesa, quindi il quesito è proprio questo che viene posto in città. All'interno della struttura che tipo di controlli ci sono? Sono stati fatti controlli su tutti? C'è un distanziamento vero e proprio, una quarantena all'interno? Ecco, queste qui sono le domande che vengono poste sui territori. Oggi alla Regione ho chiesto di porre rimedio ad una situazione gravissima che si è verificata sui territori. Nel mio comune in particolare ho rappresentato l'esigenza di un comune terremotato, perché noi siamo area cratere e quindi di un territorio che già vive la difficoltà di assistenza alla popolazione. Abbiamo tante persone fuori casa da 3 anni. E ho chiesto alla Regione di porre rimedio a questa situazione, adesso alleggerendo la struttura, gestendo questa situazione, facendo dei cordoni, dei presidi sanitari fissi, facendo un tampone che stamattina è stato fatto per i dipendenti, e soprattutto ho chiesto conto di accertare le eventuali responsabilità nella gestione di questa vicenda, che sicuramente a Civitella del Tronto non ha fatto bene dal punto di vista dell'immagine turistica.